trying to get it like me. Can't get it like me, trying to get it like me. Ciao gente, sono Ruzzo, ci sono qui a presentarvi il mio primo video nel canale di Ultimate Team FIFA Italia e oggi ragazzi sono qui a presentarvi la mia player review su Marcelo Brozovic, versione 80, ovviamente la versione IF. Allora ragazzi, io direi subito di cominciare con questa player review e vi comincio a dire che questo giocatore è un giocatore, diciamo, abbastanza discreto che per quel che vale, cioè 11.000 crediti al momento, è un giocatore che è decisamente da provare. Allora, però, adesso andiamo ad analizzare ovviamente tutte le sue statistiche. Allora, direi di partire subito dalla velocità, che è la prima statistica che si vede sulla carta. Ha una velocità di 72, che si divide in accelerazione di 76 e sprint speed di 68. Allora ragazzi, Brozovic è un giocatore ovviamente non veloce, però che mi aspettavo fosse molto più lento, perché ovviamente questa statistica di 72 è una statistica, diciamo, abbastanza bassa, relativamente bassa, mentre diciamo in game si è comportato abbastanza bene. Ovviamente si è fatta sentire un po' l'accelerazione di 76 e infatti ragazzi la velocità non l'ho messa né tra i contro né tra i pro, perché sinceramente non mi è affatto dispiaciuta. Continuerei ragazzi a parlare del tiro, perché il tiro ragazzi è stata la caratteristica principale che caratterizza questo giocatore. Infatti ragazzi il suo tiro sulla carta è di 76, però si divide in 68 di finalizzazione, che adesso ne parleremo, poi un bel 86 di tiro di potenza, un long shot di 86, un tiro al volo di 73, infine un calcio di rigore di 78. Volevo parlare un attimo della finalizzazione, perché ragazzi questa finalizzazione di 68 secondo me è, diciamo, una caratteristica abbastanza bugiarda, perché anche come vedete dalle clip diciamo non ha avuto particolari problemi per quanto riguarda la finalizzazione, perché anzi Brozovic ha fatto parecchi gol soprattutto da lontano, però ha fatto veramente parecchi gol. Per quanto riguarda infatti la finalizzazione, come già detto, non ho avuto particolari problemi, anzi secondo me merita anche un 75, un 76, che ovviamente è molto di più del 68 che ha realmente. Poi ragazzi vorrei parlare del long shot, che è, diciamo, la parte del tiro che mi è piaciuta di più. Infatti come potete vedere ho fatto davvero tantissimi gol dalla distanza, ovviamente solo di potenza. Ragazzi non tirate mai di precisione o a giro, come volete dire, con questo giocatore, perché di potenza ragazzi disegnerete in pratica tutti. Un'altra cosa che mi sono dimenticato per quanto riguarda il tiro sono le punizioni, perché ha una statistica in calcio di punizioni abbastanza buona, che è di 76, e sinceramente mi è piaciuta veramente tanto. Purtroppo non ho segnato nessun gol di punizione, però ci sono andato veramente vicino. Un'altra nota positiva di questo giocatore sono stati i passaggi. Infatti ha un passaggio di 82 che si divide in 83 divisione, cross di 75, che sinceramente darei molto di più, perché faceva dei cross molto molto interessanti, poi 84 di passaggi corti, 85 di passaggi lunghi, che sono veramente ottime come statistiche, non ne sbagliava uno, anzi spesso e volentieri riusciva a mettere il proprio compagno di squadra a tu per tu col portiere, oppure metteva il compagno di squadra in una situazione di gioco veramente molto ideale per completare l'azione. Le 4 stelle di piede debole, diciamo, che aiutano molto il tiro e il passaggio, infatti non fa distinzioni tra destro e sinistro, quindi potete fare dei passaggi ottimi sia col destro che col sinistro, stessa cosa per quanto riguarda il tiro.
Per quanto riguarda le due stelle di mosse e abilità che ha Brozovic, invece, ragazzi, non ho trovato, diciamo, particolari problemi, forse per il tipo di giocatore che è o forse magari la posizione in cui si trova, ma sinceramente non ho avuto particolari problemi. Un'altra nota positiva per quanto riguarda Brozovic è il posizionamento. Infatti, ragazzi, questo giocatore si faceva trovare sempre al posto giusto nel momento giusto, infatti è, diciamo, una delle note, diciamo, migliori di questo giocatore. Vorrei parlare adesso della parte difensiva, che è, diciamo, l'unica nota dolente di questo giocatore. Ragazzi, questo giocatore io me l'aspettavo, diciamo, un tantino forte in difesa, invece, ragazzi, mi ha deluso tantissimo per quanto riguarda il reparto difensivo. Perdeva tantissimi contrasti con gli avversari. L'unica cosa che con cui, diciamo, riusciva ad essere un tantino in competizione con gli altri giocatori era il fisico, che anche quello non è che mi sia piaciuto tanto, però almeno riusciva a fermare un po' i giocatori avversari. Infine, ragazzi, voglio parlare del dribbling, che è, diciamo, stata una caratteristica ininfluente per quanto riguarda il voto finale di questo giocatore, perché, diciamo, non ho avuto particolari problemi, ma non è che mi sia piaciuta più di tanto. È stata una caratteristica, diciamo, neutra. Riassumiamo un attimo i pro e i contro di questo giocatore. Allora, tra i pro abbiamo ovviamente il tiro in generale, ma soprattutto il long shot, abbiamo il passaggio e abbiamo il posizionamento, mentre tra le note dolenti abbiamo solo il reparto difensivo in generale. Ovviamente è un giocatore che vale 11.000 crediti, però se costasse 30.000 crediti ovviamente non lo comprerei mai. Io vi consiglio assolutamente di provarlo a questo prezzo, perché magari vi può piacere. A me sinceramente questo giocatore sì, è piaciuto, però preferisco altri tipi di giocatori. Ovviamente, ragazzi, non criticate magari le scelte che ho fatto, perché ovviamente la play review è soggettiva. Magari se provate questo giocatore potete magari riscuotere dei fatti positivi che io ho ritenuto negativi, o viceversa. Quindi, ragazzi, io vi lascio così. Spero che questa play review vi sia stata d'aiuto. Spero vi sia piaciuta. Noi ci sentiamo in un prossimo video. Bella gente.